Partiamo con il tema dell'immigrazione, un problema di portata internazionale sul quale sembra però che il Movimento 5 Stelle non abbia una posizione chiara ed univoca. Mi sbaglio? Beh, assolutamente. E il Movimento 5 Stelle ha una posizione molto chiara, tanto è vero che anche più di un anno fa ormai abbiamo fatto approvare dal Parlamento una mozione proprio a prima firma Manlio Di Stefano, mio collega, che prevedeva le soluzioni che ancora oggi l'Europa tarda a mettere in pratica. E sostanzialmente innanzitutto il superamento del regolamento di Dublino, che è il nodo principale del problema per l'Italia e che, ricordiamolo, anche i partiti come la Lega, che adesso fanno una grande opera pubblicitaria appunto sull'immigrazione, hanno votato. Che cosa dice il regolamento di Dublino? Dice che fondamentalmente i profughi che sbarcano in Italia, in questo caso perché è il primo paese che impattano europeo, devono essere ospitati e quindi da iniziare la procedura di identificazione. Invece noi chiediamo e abbiamo fatto approvare dal Parlamento che questo avvenga o nei paesi d'origine o nei paesi di transito, ma poiché l'emigrazione è un business delle mafie, ecco che si tarda moltissimo a risolvere questa tematica. Dopodiché, una volta che le persone sono state identificate in un paese che non sia l'Italia, ma che possibilmente sia stesso il paese d'origine, dovrebbero essere già scremate quelle che hanno diritto ad asilo e quelle che non hanno questo diritto, e sulla base soltanto di quelle che hanno diritto d'asilo ripartirle in quote equamente per tutti quanti i paesi europei. Questo è il nostro disegno di breve periodo, poi abbiamo anche una visione di più ampio periodo, di più lungo periodo, che prevede assolutamente evitare i conflitti che generano questi grandi esodi di massa. Tutto quello chiaramente che si può evitare e che dipende dalle scelte del nostro Parlamento non va assolutamente sostenuto e votato. È inutile vendere le armi a certi governi che poi si sa già che tutto questo si ritorce contro di noi. Voi siete sempre stati critici verso l'Europa e su questo tema l'Europa in questo momento è paralizzata. Che cosa andreste a dire in Europa? La dimostrazione che l'Europa esiste soltanto per interessi lobbistici, per fare mettere la museruola all'Italia sui trattati che strangolano l'economia italiana a vantaggio delle economie forti come quella tedesca, salvo poi sospendere Schengen, trincerarsi di nuovo dietro più o meno visibili barriere nel momento in cui c'è un problema, anzi addirittura scaricarlo sulle economie sempre deboli come quella dell'Italia. Questa Europa non va bene, l'abbiamo sempre detto, questo tipo di Europa non va bene. Se unione deve essere un'unione anche nella solidarietà e nella condivisione dei problemi. Politica interna, riforma costituzionale e legge elettorale, il governo sembra si stia giocando tutto, per voi non sono temi urgenti. Ma noi siamo del reddito di cittadinanza, noi siamo quelli che vogliono garantire una esistenza dignitosa e un inserimento nel mondo del lavoro ai giovani e, dicevo, un'esistenza dignitosa a tutti quei pensionati che adesso sono sotto la soglia della povertà, che è stabilita a 780 euro al mese. Noi sono questi i provvedimenti di cui ci occupiamo. 17 miliardi il governo decide gli alti burocrati appoggiati dai ministeri decidono magari di giocarseli in derivati, in speculazioni finanziarie. Noi invece pensiamo che sia urgentissimo rivolgersi alle persone, alle fasce deboli, anche perché questa è una manovra economica che introduce i giovani nel mondo del lavoro tramite anche forti investimenti nei centri per l'impiego e dall'altra parte fa in modo che questi soldi che sono impiegati, che transitano nella vita e nelle tasche delle persone povere rientrino immediatamente nel ciclo produttivo ed imprenditoriale. Quindi non sono soldi buttati come l'aereo nuovo che ha ordinato il nostro Premier per andare a vedere comodamente, andare in giro comodamente, ma sono soldi che ritornano nel ciclo economico dell'italiano
perché si è abbinati tra l'altro ad una buona politica del Made in Italy e della valorizzazione dei prodotti locali e delle nostre imprese, ecco che anche le imprese immediatamente ne trovano un vantaggio. È diventato operativo il microcredito per finanziare i piccoli imprenditori con i fondi messi da parte dal Movimento 5 Stelle. Ce ne può parlare? Sì, noi abbiamo restituito, oltre a non prendere i rimborsi elettorali, non prenderli proprio mentre i partiti stanno rubando i finanziamenti pubblici tramite una legge che di fretta e di furia invece del reddito di cittadinanza stanno approvando adesso al ritorno dalle vacanze. Noi invece non solo non riceviamo rimborsi elettorali perché non li prendiamo, ma restituiamo anche parte dei nostri stipendi. Le abbiamo messe in un fondo, questo fondo è un fondo che è diretto verso i giovani e meno giovani che vogliono aprire una piccola impresa. Sta iniziando a funzionare, ci sono migliaia di casi in cui praticamente queste persone stanno ricevendo in questo momento questi soldi, ripeto, dal taglio degli stipendi dei politici e possono realizzare un sogno di creare un'impresa in Italia. Vorremmo che le persone, gli altri partiti ci seguissero su questo disegno, ma vediamo che a parte le chiacchiere nessuno poi mette mano al portafoglio quando si tratta di operare realmente. Tagli alla spesa pubblica, che cosa ancora c'è da fare? Tantissimo. Guardi, le ho citato appena ora l'esempio, guardi, 45,5 milioni di euro che loro, i partiti, hanno rubato attraverso un disegno di legge Boccadutri passato di volata alla Camera appena al rientro dalle vacanze. Questo è scandaloso. Nelle scuole ci sono delle situazioni veramente drammatiche, i bambini sono in pericolo, ma negli ospedali hanno dei servizi assistenziali sempre più scadenti, ma perché vengono tagliate continuamente risorse lì? Allora c'è un apparato burocratico, statale e politico che pesa ancora tantissime centinaia e migliaia di milioni di euro. Le ho fatto l'esempio del finanziamento ai partiti, 2,5 miliardi da quando i cittadini hanno detto no ad oggi sono finite nelle tasche dei partiti, ma le potrei citare tantissimi altri esempi, le auto blu, 1 miliardo di euro di auto blu, ancora noi le paghiamo, scelte scellerate sotto il punto di vista addirittura si parla ancora di aerei che devono essere acquistati per migliorare la navigazione di alcuni politici. Non va bene tutto questo, bisogna assolutamente ribaltare l'ordine dei valori.